72 persone persero la vita nel 2017 con l'incendio della Grenfell Tower di Londra, principalmente per la mancanza di controlli e di un piano di evacuazione dell'edificio. L'altezza dell'edificio determina la difficoltà di evacuazione da parte degli occupanti. Per questo, con il decreto del 25 gennaio 2019, si è cominciato ad affrontare il problema del piano di evacuazione per gli edifici di civile abitazione. Nel decreto gli edifici vengono classificati in funzione dell'altezza e solamente quelli sotto i 12 metri sono esonerati dall'applicazione della nuova normativa. Per gli edifici poco più alti di 12 metri sarà sufficiente la realizzazione di planimetrie di esodo e l'installazione o l'adeguamento della cartellonistica e dei presidi antincendio. All'aumentare dell'altezza, la normativa si fa più esigente richiedendo l'installazione di un sistema di allarme fino ad arrivare alla nomina di personale formato reperibile 24 ore su 24 e incaricato della gestione dell'emergenza e dell'esodo. In capo a questa organizzazione fatta di procedure, strumenti e persone vi è l'amministratore del condominio che, in quanto legale rappresentante, riveste il ruolo di responsabile dell'attività. Tutte le sanzioni di carattere amministrativo o penale sono in capo all'amministratore che risponderà personalmente delle inadempienze. Galileo Inge aiuta gli amministratori a districarsi nel complesso ambito della nuova normativa traducendo in adeguamenti pratici le richieste in ambito di sicurezza antincendio del decreto 25 gennaio 2019. Galileo Inge, tutto un altro mondo.